Cosa presenta Hypetizer qui al SEA? Allora, per Hypetizer il SEA è un altro passo rispetto all'inizio del nostro progetto, che è stato a luglio del 2014, e avendo partecipato a diversi appuntamenti sia nel campo della moda che nel campo del settore dell'ottica, il designer era un passo in più per poter arrivare e presentare il nostro progetto. Un progetto nuovo, un progetto che si basa tutto sull'acciaio armonico, un qualcosa di diverso, qualcosa che non c'è in questo momento sul mercato, comunque non impostato in maniera così specifica. E su cosa avete puntato per catturare l'attenzione dei design lovers? Allora, il prodotto è un prodotto colorato, quindi molto facile, molto, molto pulito, però dall'altra parte bisogna abbinargli un packaging accattivante, e attraverso il nostro book della prima e della seconda collezione abbiamo cercato di dare quel qualcosa in più che potesse diventare da un lato un qualcosa che la persona che acquista il prodotto lo tenesse anche in casa, a poter utilizzare anche nella propria libreria. Dall'altra parte doveva diventare anche qualcosa, anche un espositore, perché invece lo deve esporre, ad esempio, il negozio di ottica. Quindi queste due cose ci hanno permesso di dare quel passo in più che può avere comunque un prodotto che già, diciamo, ha sua connotazione, però attraverso un packaging accattivante. Per quanto riguarda la fiera, abbiamo voluto giocare un po' con i visi delle persone, e attraverso questa cosa, cercando di dare noi un consiglio alle persone di quello che poteva essere più adatto rispetto al loro viso. Questo comunque è piaciuto molto, e stiamo lavorando molto bene anche con i nostri social, dove stiamo puntando, facendo le foto, pubblicizzando il prodotto, quindi diventa una cosa molto carina e interessante. E quali aspettative avete da questa manifestazione? Di farci conoscere il più possibile in Italia, all'estero, e portare comunque il marchio Hypetizer in giro per il mondo, che sia apprezzato, e nello stesso tempo che diventi un qualcosa che possa accompagnare i momenti più divertenti, perché il nostro concetto di essere una vita a colori, quindi deve essere una vita un po' spensierata, cosa che oggi magari diventa un po' più difficile, attraverso magari un paio di occhiali, un filtro, può diventare, cambiare anche una giornata che magari è iniziata un po' non bene e magari può finire molto meglio. Bene, un ottimo progetto, allora un grande in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo.